con la mia linea, diciamo, interiore di composizione. Quando io sono soddisfatto di una cosa, la faccio, la registro. È molto difficile per un musicista in genere definire la propria musica e il proprio stile. Per cui posso dire che la mia musica è una musica totale, anche perché è una musica che io utilizzo per film, dove ci sono delle situazioni varie, dei generi diversi. Capisco che per un critico sia importante definirla, ma per un musicista forse è meno importante definire la propria musica. Mi piace rispettare i grandi musicisti con i quali ho lavorato. In generale è giusto rispettare la personalità altrui. La cosa, ad esempio, diversa di questo album sono le situazioni, perché Santana suona su una base tipicamente santaniana. Davis, invece, è stato più violentato da me, perché suona su una base un po' più mediterranea come atmosfere, come situazione. Di arrangiamenti. Hancock suona in un pezzo funky, per cui è a suo agio. Shorter forse è quello che è stato più violentato di tutti, l'ho messo in situazioni pop, blues. Penso che l'importante è il risultato finale e dipende anche dalla disponibilità di questi artisti che hanno di lasciarsi in un certo senso contaminare dalle idee altrui. Io penso che quando un artista ha una grande personalità è ovvio che influenzi non solo i musicisti con cui si trova, ma anche il genere musicale, crei abbatta dei muri e permetta alla musica di fluire in nuove situazioni, in nuovi domini musicali. Credo che Miles avesse questo tipo di potere, fosse una persona estremamente riservata, però comunicativa con la sua musica. Nel caso di Full Moon è questa luna piena che è una sorgente di ispirazione fin dall'antichità per l'uomo. Su di me ha un effetto speciale. Non dico che io divento ovviamente un lupo mannaro con la luna piena, ma senza dubbio è un aspetto emotivo molto interessante, anche come forma di, chiamiamola, romanticismo.